Nuovo video, sono sulle Robi per la prima volta, vado al rifugio Benigni, 2222 metri, sono appena partito da Cusio, esattamente in località Shock dove ho lasciato l'auto, attenzione perché ci sarà un pedaggio da pagare. Rifugio Benigni è una meta che avevo in testa ormai da un sacco di tempo e non vedo l'ora di arrivare su e quindi andiamoci insieme. Fino ad ora camminata estremamente facile, pendenza sempre costante, mai troppo impegnativa. Vediamo com'è da qui in poi. Ecco arrivati al famoso canalino che leggevo nelle descrizioni del sentiero. Effettivamente a vederlo da qua la sua imponenza ce l'ha, però dicono sia facile, quindi andiamo su tranquilli. Sì, ma è troppo una figata, in mezzo all'acqua che scorre giù così. Seguite sempre i segni sui sassi, perché a volte bisogna spostarsi da un lato all'altro del canale. Vabbè, estremamente facile comunque. Pensavo molto peggio. Coprire perché qua su fa un freddo pazzesco e mi sono stracongelato le mani facendo volare il drone. Un'ora e 30 di salita, quasi 700 metri di dislivello, che però sono ben distribuiti per la lunghezza del percorso e quindi una pendenza che rimane sempre morbida. Escursione per tutti, con l'unica parte tecnica nel finale, ovvero il canale, però come già detto prima è molto suggestivo a vedersi, ma poi in realtà è facile da affrontare.
Una volta arrivati su, l'ambiente è molto figo perché c'è una grande apertura e poi ci sono molti laghi, laghetti che fanno la loro scena. E il rifugio purtroppo è chiuso, quindi non so dirvi com'è dentro. La cima Piazzotti che domina questo altopiano sul quale avrei voluto salire, ma purtroppo questi nuvoloni non promettono bene, quindi penso che a breve tornerò. Vedere per fortuna. Ripresa di fortuna, e l'ho girato e l'ho visto.